tanti altri colleghi degli ordini presenti su Salerno in conferenza dei sindacati che sono ormai da 5 giorni in occupazione dell'ASL. L'assistenza sanitaria è a rischio, Presidente? Dunque, noi non credo che saremo presenti, anche se invieremo un messaggio di solidarietà. La vertenza ha due aspetti fondamentali. Devo premettere che noi non siamo favorevoli a iniziative come l'occupazione di sedi, eccetera. Abbiamo una posizione diversa. Però c'è una rivendicazione legata al comparto cosiddetto, che gli operatori rivendicano dei vantaggi, dei benefici economici legati a uno scorrimento di carriera, per cui il precedente direttore generale aveva firmato un accordo. Questo accordo è sub iudice perché in assenza del commissario, che voi sapete in Regione Campania non c'è ancora, non si sa se ci sono i fondi per poter corrispondere queste indennità. Questo è il primo punto. Poi vi è invece una rivendicazione di carattere generale che attiene allo stato della sanità della nostra provincia e purtroppo della nostra regione. Perché vi è stato ovviamente un taglio nei finanziamenti, vi è il blocco del turnover, il che significa che tutti coloro che sono andati in pensione o che sono morti o che si sono dimessi non sono stati sostituiti, il che comporta un aumento straordinario del lavoro straordinario, il ricorso ad altri istituti come l'ALPE, che è un istituto illegittimamente utilizzato, e con grave disagio degli operatori, medici, infermieri e personale, e dei pazienti che non sempre vengono assistiti al meglio delle possibilità. Sotto questo aspetto la solidarietà è piena e abbiamo incontrato giorni fa, credo proprio ieri, il direttore generale, col quale abbiamo avuto un ampio scambio, il commissario, un ampio scambio di vedute. Lui sul primo punto ha detto che anche lui solidarizza, ma senza l'assenso del commissario non può far nulla. Sugli altri punti d'altra parte ne ha preso atto, ma devo anche dire che le sue capacità operative, possibilità operative, sono molto ridotte. Presidente, ritornano le giornate della Scuola Medica Sanitana, come si ripropone la stessa formula, insomma, con queste tre giornate fra storia, passato e futuro? Sì, siamo arrivati alla, mi pare, 16ª edizione e, come abbiamo illustrato, si tratta di un avvenimento di importanza, dico straordinaria, perché nella prima giornata, che è 22 giovedì, si parla della storia della Scuola Medica Salernitana. Abbiamo invitato a Salerno, oltre ad esponenti della nostra università, studiosi greci, arabi, francesi di Padova e quindi il bacino del Mediterraneo da parte, perché voi sapete che la storia della Scuola Medica Salernitana è una storia che si colloca nel bacino del Mediterraneo, dove Salerno era veramente il centro della cultura di quell'epoca, in cui tutta la corrente dell'islamismo, Avicenna, Averroè, la trasposizione dell'aristotelismo, aveva poi a Salerno il punto fondamentale, che si irradiava in tutto il bacino del Mediterraneo, dove bisogna anche dire, come ricordato, che la Costituzione di Federico II di Melfi attribuivano ai maestri della Scuola Medica di Salerno il potere di suggellare l'abilità degli medici di esercitare la loro professione. C'è la seconda giornata che si tiene all'università, l'Aula Magna, dove c'è la premiazione dei medici illustri della medicina italiana e il giuramento dei neo laureati. Evento questo per noi fondamentale perché è un atto in cui il giovane laureato entra nella professione giurando di rispettare quelli che sono i canoni della medicina ippocratica, che sono soprattutto avere cura dell'ammalato, non limitarsi a curarlo, averne cura, che è una concezione molto più avanzata che si ispira ai dettami proprio della Scuola Medica Salernitana. L'ultimo giorno al Grand Hotel sabato è anch'esso un evento straordinario. Noi siamo riusciti ad avere a Salerno, credo, i più noti esperti al mondo della genomica, cioè della genetica, non soltanto statunitensi ma anche tedeschi, francesi, che in un confronto di esperienza porteranno in evidenza dove è arrivata la ricerca in un settore fondamentale della medicina del futuro, la genetica, che tende ad accertare da una parte le cause delle malattie nell'impatto che hanno con il codice genetico di ciascuna persona e
come logica conseguenza la personalizzazione delle cure, cioè bisogna tendere, e già siamo su questo piano abbastanza avanti, soprattutto nel campo dell'oncologia, a fare delle terapie personalizzate. Come abbiamo detto poco fa, nessuno andrebbe a comprare un paio di scarpe di dimensioni medie, ognuno cerca di comprarle secondo la propria calzata. E l'obiettivo della medicina moderna è di fare delle terapie che si adattino al singolo malato, perché non bisogna curare le malattie, ma bisogna curare gli ammalati. Grazie.